il secolare nuovo ordine del male. La consuetudine fa pensare che il male si aggira da secoli nel cuore degli esseri umani, ed è vero. Il male serpeggia ed attacca con facilità gli individui fragili, quelli che la società ha indebolito prima con le religioni, poi con la storia scritta dai vincitori, la politica e adesso con l'incantesimo della rete. Il nuovo ordine mondiale? No, il secolare nuovo ordine del male. Un sincero saluto a tutti gli amici e le amiche, non solo di YouTube, ma anche a tutti coloro che sono rimasti in contatto. L'ultimo video pubblicato che vedete su YouTube è tratto dalla composizione di La Nona Elica dal titolo Prostruzione del 5 maggio 2024, ma in realtà l'ultimo mio video risale all'11 maggio dal titolo Solve et Coagula, che potete vedere attraverso il prezioso indice alfabetico perché è stato rimosso. In quel momento ho deciso di mettere in pratica quello che diffondevo ripetutamente. Mi sono scollegato, meglio liberato dalla rete, scegliendo di vivere in stretto contatto con la natura, ritirandomi in un luogo appartato, imparando ad apprezzarla, ad amarla, a conoscerla, a riscoprire i profumi e i sapori dei suoi frutti, ad ascoltare e riconoscere i versi degli animali liberi, i suoni dell'acqua che scorre nei rigagnoli, il fruscio delle foglie mosse dal vento, eccetera. Questo video è la presentazione del nuovo libro Il secolare nuovo ordine del male. Il giorno del mio 71esimo compleanno ho seminato l'idea di raccogliere in questo libro alcuni degli oltre 3.000 testi dei video delle mie composizioni o delle traduzioni che ho pubblicato sul web. Fanno parte di pensieri inerenti a ricerche fatte direttamente o scaturite da testi e documentazioni di professionisti, di filosofi attuali, di scienziati, di amici coi quali ho collaborato nella creazione dei video disponibili sul web attraverso il copioso indice alfabetico al quale si accede all'indirizzo www.tinelli.eu/indice.html. Nei testi del nuovo libro Il secolare nuovo ordine del male descrivo quanto ho appreso e pubblicato, ma che non si trova più online, a differenza ad esempio del prezioso materiale del ricercatore Max Zeng che potete leggere e di cui potete vedere i video attraverso l'indirizzo web www.tinelli.eu/max.html. Max Zeng usa il termine 666IA per indicare il male, mentre in quello che leggete sul libro uso il secolare nuovo ordine del male al posto di nuovo ordine mondiale, che non è affatto nuovo ma che esiste praticamente da sempre ed i suoi obiettivi sono molteplici pur di avere il controllo sociale, che di fatto viene fatto sin dalla tenera età, creando credenze e modi di fare che l'essere umano si porterà per tutta la vita. Buona lettura! Dino!